Let's Stay Together, mentre andava Tina Turner ci siamo fatti due boccali di birra per uno, offerti anche questi da Obama. E c'era una notizia che invece ci ha colpito, che arrivava da Milano, perché per la prima volta Madonna ha girato un video cercando, insomma, facendolo interpretare dai propri fan. Era a Milano, amica di Dolce & Gabbana, Madonna ha scelto una location di Dolce & Gabbana e poi attraverso siti segreti, attraverso la community, insomma, dei fan di Madonna, si è sparsa la voce che si cercavano persone che volessero partecipare a questo tributo e a questo prossimo video che uscirà a Celebration nelle prossime settimane. E allora tramite il sito madonnatribe.com abbiamo cercato di capire, c'erano tanti ragazzi anche provenienti da altri paesi, se ce ne fosse uno italiano che ci poteva raccontare un po' dietro le quinte qualche anteprima di questo video che ancora deve uscire di Madonna. E alla fine abbiamo trovato Daniele da Milano, che ha detto sì, vengo e ve lo racconto. Buongiorno, ciao Daniele. Ciao Radio Capital. Allora, com'è andata? Racconta, perché tutto è avvenuto anche tramite scambio di mail che i fan dovevano mandare per essere accettati in questo nuovo video. Io non sono stato tra quelli scelti via email, c'è da dire questo. Niente, allora io mi sono un po' messa sulle tracce di questa location nascosta, con indiscrezioni da vari siti, confrontandomi un po' con amici, e con questa mia amica ci siamo presentati là davanti, hanno chiamato le persone accreditate, quelle che avevano appunto avuto l'email di conferma. Dopodiché, cioè, evidentemente c'è stato un po' un clima di insoddisfazione perché non c'erano abbastanza caratteri diversi. Io avevo un look un po' particolare perché mi sono messo un po' in versione punk, come si era proposta lei nel 2001 per una tournée, e quindi insomma le stylist cercavano qualcosa di più e hanno fatto una sorta di selezione fuori e niente, sono entrato. Poi il resto si è appunto svolto in questo grande studio dove c'erano dei set allestiti, dove era stata tutto il giorno Madonna a fare le prove del suo video. Ecco, tra l'altro dentro si ballava liberamente, insomma non c'erano schemi precisi, giusto? Sì, diciamo che qualsiasi persona che ha partecipato ha potuto tirare fuori l'atteggiamento preferito, il passo di danza preferito, il costume, l'attitude preferita che hanno di Madonna, appunto. C'è chi simulava mosse molto sexy, molto audaci, chi invece più divertenti, chi invece un po' più acrobatiche. È stato molto divertente, molto adrenalinico, perché ci spingevano molto sul nuovo pezzo, che appunto è Celebration, che uscirà tra poco. Dovevamo fare anche un finto lip sync, anche se la canzone era nuovissima, per noi sentirla è stata un'emozione. Certo. Per il resto vedrete. Allora, però in tutto questo, Daniele, Madonna non c'era perché aveva già girato, insomma se n'era già andata. Hai visto? Infatti, ma noi non ce l'aspettavamo, lo sapevamo che tiene le distanze lo stesso. E per noi è così, rimarrà un mito fin quando sarà irraggiungibile. Il giorno che la conosceremo magari sarà un po' diverso adorarla, non sarà più come prima. Vedremo, allora ti vedremo forse probabilmente in questo video. Grazie Daniele, buona giornata allora. Volevo approfittare per ringraziare il sito di Madonna Tribe, che è diventata ormai una fonte indispensabile per noi fans. Grazie anche al Tribe io sono riuscito a fare quello che ho fatto.